Ingegner Caffi, come unire digitalizzazione e sostenibilità? La digitalizzazione è la tecnologia abilitante per accelerare quella che è la trasformazione sostenibile del settore dell'edilizia. Se guardiamo le curve di decarbonizzazione che sono necessarie per arrivare a contenere il cambiamento climatico entro 1,5-2 gradi al 2050, vediamo che siamo molto lontani da quegli obiettivi. Quindi significa che dobbiamo sempre più fare sforzi maggiori per limitare il nostro impatto in tempi sempre più brevi. E questo senza un processo digitalizzato sarà impossibile. Se guardiamo poi agli aspetti di circolarità nell'edilizia, abbiamo a che fare con dei manufatti, gli edifici che hanno una vita utile molto lunga, e se vogliamo che questi edifici siano una miniera di materiali a loro fine vita, dobbiamo avere le loro informazioni quando andremo a ricostruirli. E questo sarà possibile solo se l'intero parco immobiliare sarà digitalizzato e quindi queste informazioni sui materiali e componenti saranno disponibili in futuro per poter smontare gli edifici ed essere riutilizzati. E quindi ecco che la digitalizzazione assolutamente è lo strumento indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Abbiamo visto l'importanza di digitalizzazione e sostenibilità. Considerato questo aspetto, come associazione, che cosa state facendo al riguardo? Vari sono gli ambiti in cui cerchiamo di creare questo connubio e questa sinergia tra digitalizzazione come leva e strumento per accelerare la sostenibilità nell'edilizia. Uno di questi è portare all'interno della roadmap di politiche per la decarbonizzazione al 2050 che stiamo scrivendo assieme ad altri 9 Green Building Council in Europa, proprio gli aspetti di come digitalizzare il processo e di cosa serve per renderlo efficacemente digitalizzato. Una di queste, diciamo, soluzioni è quella di sviluppare delle piattaforme di condivisione dei dati, ad esempio dei materiali, che permettono progettisti, imprese, di calcolare quello che è l'impatto dell'edificio sull'intero ciclo di vita. In questo ambito, ad esempio, stiamo collaborando anche, facciamo parte della piattaforma Arcadia di Enea, che proprio si sta occupando di sviluppare la piattaforma con le caratteristiche di tutti i materiali per i diversi settori merceologici al fine del calcolo del loro impatto ambientale sull'intero ciclo di vita.